27 gennaio, giornata della memoria. Vorremmo ricordare i fatti della Shoah senza retorica. Non dimenticare quanto è stato fatto agli ebrei, dai nazisti e dai fascisti. Emarginati, derubati, privati della dignità, imprigionati, sfruttati e poi eliminati. Ricordava Liliana Segre che tutto è iniziato con la privazione della libertà di lavorare, di insegnare e sono stati mandati a casa tutti gli studenti ebrei. Le classi con banchi vuoti e silenziosi e nessuno fiatava. Noi pensionati della CGIL, ormai persone anziane, vorremmo trasmettere la storia a generazioni di giovani, soprattutto far capire che quanto è avvenuto potrebbe ritornare. La libertà, la dignità di uomini liberi non sono un regalo. Vanno salvaguardate, coltivate. Non giratevi dall'altra parte se vedete anche un piccolo sopruso nei confronti di chiunque. I sopraffattori si accaniscono sempre con le persone fragili perché sono dei vigliacchi. Oggi focalizzeremo il tema dei giusti fra le nazioni. Ricorderemo attraverso le vostre ricerche, le vostre esposizioni, le persone che hanno deciso di non girarsi dall'altra parte. Hanno deciso di aiutare chi era in pericolo, nascondendoli in casa loro e mettendo a repentaglio la loro vita e anche la vita dei loro familiari. Avremo il saluto della sindaca di Oderzo, Maria Scardellato. Il tema poi sarà sviluppato dalla professoressa Francesca Meneghetti dell'ISPRESCO, che è un'associazione che studia la storia contemporanea del Novecento. Avremo anche un contributo di Dal Grande, Cristian, presidente dell'AMPI di Oderzo. Chiuderà la giornata Sara Pasqualin della segreteria della CGIL di Treviso. Volevo ringraziare la dirigenza, gli insegnanti dell'Istituto Obici, che ospita la commemorazione anche se purtroppo ancora a distanza causa Covid. Un plauso grande agli studenti per il lavoro svolto, anche con tutte le limitazioni dovute alla pandemia. Un ringraziamento anche a chi ha elaborato il manifesto della giornata. Tutto questo mi fa pensare e dire che i nostri ragazzi sono proprio bravi e responsabili. Possiamo e dobbiamo affidare a loro il nostro futuro. Allora mando un saluto ai ragazzi e agli studenti e un mio complimento per questo importante contributo, mi complimento anche per gli insegnanti che hanno fatto realizzare questo studio, questo progetto ai ragazzi. Il giorno della memoria tutti sappiamo che è importante, ma dobbiamo fermarci a riflettere. È stata istituita questa giornata della memoria per volontà delle Nazioni Unite perché sia ricordato l'orrore dell'Olocausto, certo non per compiacimento, ma ricordare perché non possa ripetersi l'orrore. E quindi la scelta della data sappiamo è la ricorrenza della liberazione di Auschwitz e sappiamo che in questa giornata è una giornata di commemorazione internazionale, quindi non solo in Italia ma anche negli altri paesi ricordiamo questo orrore. E a Gerusalemme, in Israele, per proprio ricordare la Shoah è nato un memoriale e un ente proprio per la conservazione della memoria di quanto è accaduto e questo ente ha proprio come scopo ricordare la vita di ognuno dei 6.000 ebrei che sono stati sacrificati in nome di quella follia razzista. Lo scopo non è solo ricordare ciascun ebreo e quindi il tentativo di estinguere una razza e un popolo, ma il tentativo anche di ricordare tutte le persone non ebree che hanno comunque dimostrato umanità nel tentativo di aiutare questi altri esseri umani che venivano perseguitati. Quindi questa è la seconda parte dello scopo della fondazione. Si concretizza all'interno del Museo della Memoria a Gerusalemme con la realizzazione del Giardino dei Giusti. Questo Giardino dei Giusti
è il giardino nel quale appunto vengono ricordati tutti i non ebrei che hanno aiutato gli ebrei e dove inizialmente veniva piantato un albero per ogni non ebreo che veniva dichiarato giusto tra le nazioni. Cioè, questa commissione esaminava le situazioni, le testimonianze di questi non ebrei che avevano rischiato la vita per aiutare gli ebrei e li nomina giusto tra le nazioni e veniva piantato questo albero, adesso vengono registrati i nomi sulla pietra, proprio a memoria anche di questo aspetto che fa di fronte a questo orrore dello sterminio fa comunque conserva la fiducia dell'umanità, perché ci sono state tante persone che invece, nonostante il periodo folle, hanno comunque mantenuto questi solidi principi morali e hanno comunque aiutato questi altri esseri umani. E sappiamo che qui a Oderzo abbiamo la testimonianza di una persona che è stata inserita nell'elenco dei giusti e ha piantato il suo albero nel giardino dei giusti. Si tratta di una maestra che si chiama Piavon, probabilmente voi avrete già sentita la storia, perché noi recentemente abbiamo dedicato la piazza davanti alle scuole elementari di Piavon, l'abbiamo proprio dedicata alla maestra Caligiuri, e perché questa maestra era venuta a insegnare a Piavon, è rimasta vedova perché il marito è morto in guerra, e lei ha continuato ad aiutare sempre le altre vedove di guerra, perché lei sapeva leggere e scrivere, quindi aiutava anche le vedove che magari invece non sapevano leggere e scrivere a fare tutte le domande, diciamo tutti gli adempimenti burocratici per avere degli aiuti. E a un certo punto per motivi di salute manda la figlia a Follina, allora i soggiorni climatici non erano molto lontani. E quindi per motivi di salute gli consiglio di mandare la figlia in questo comune di Follina che è diciamo piemontano, e quindi in questa circostanza a Follina, quando durante le visite alla figlia, lei conosce e fa amicizia con una ebrea di origine slava e comincia a fare amicizia e Clelia la difende, e quando ad un certo punto dopo il 43 Sara, la donna ebrea, era lì era a confino. A un certo punto la situazione a confino lì è pericolosa, e quindi Clelia la aiuta a scappare da Collina e la porta a Piavon, a casa sua, la nasconde a casa sua. Poi anche lì la situazione è pericolosa, perché nella villa della Schreiner c'è un presidio tedeschi, per cui allora chiede aiuto al parroco di Fontanelle e nascondono in parrocchia di Lutrano, nascondono la signora Sara. E quindi poi fino alla fine della guerra. Quando finisce la guerra, le due chiaramente rimangono amiche, però poi la maestra Caligiuri torna a Napoli, mentre Sara torna in Israele. In Israele racconta la sua storia a queste commissioni, e quindi la maestra clerica Caligiuri viene nominata giusta tra le nazioni, ed è una cosa che a noi, quando abbiamo scoperto questa storia, ci è sembrato giusto ricordare la maestra Caligiuri, e le abbiamo dedicato questa piazza, la presenza anche delle sue figlie che sono venute e verranno molto molto commosse. Questo è necessario ricordarlo, come abbiamo detto prima, ogni anno, perché, e anzi suggerisco ai ragazzi che se non lo hanno già fatto, di approfondire questi studi e queste ricerche, perché quando ci si ferma a pensare a vedere cosa è successo, la realtà supera ogni possibile immaginazione. Quindi auguro ai ragazzi di poter approfondire i loro studi e di capire l'importanza del mantenere sempre l'equilibrio e la fermezza dei propri principi. Buongiorno a tutti, sono Francesca Meneghetti degli Stresco e vi parlerò dei cosiddetti giusti tra le nazioni, partendo da una copertina che è un po' insolita per la giornata della memoria.
Tutti sappiamo che il 27 gennaio si ricorda l'apertura dei cancelli di Auschwitz, ma questa commemorazione, che a volte diventa rituale, è un fatto recente, a circa 20 anni. Nel secondo dopoguerra si parlava più che altro di resistenza e di antifascismo. A risvegliare l'attenzione sulla Shoah fu il processo tenutosi nel 1962 a Gerusalemme nei confronti di uno dei principali criminali nazisti, Adolf Eichmann, fuggito in Argentina e rapito dai servizi segreti israeliani. Acquistò allora un certo peso lo Yad Vashem, un ente nazionale per la memoria della Shoah, nato nel 1953, che nel 62, stesso anno del processo, istituì il Giardino dei Giusti per onorare chi rischiò la vita per salvare un ebreo a titolo gratuito. In Europa, dove nel 1993 con il Trattato di Maastricht si ponevano le basi dell'Unione Europea, le cose cambiarono con il crollo del muro di Berlino. Passati in secondo piano i temi dell'antifascismo e della resistenza, si fecero emergere quelli dei totalitarismi e della Shoah come tragedia squisitamente europea. Ecco allora l'istituzionalizzazione delle giornate della memoria e di quella dei giusti. La cultura della Shoah è entrata così a far parte di quella che possiamo definire religione civile europea, basata sui valori della libertà, della democrazia, dei diritti civili. Noi viviamo in questo momento storico, ne facciamo parte, solo che parlando dei giusti non dobbiamo dimenticare gli ingiusti, cioè coloro che collaborarono con i tedeschi nell'azione di repressione degli ebrei. Veniamo alla realtà trevigiana. Nel censimento dell'agosto 38 risultavano presenti in provincia 167 ebrei, inclusi familiari. Il loro numero scende nettamente a 66 nel 43 per effetto delle leggi razziali varate dopo il mese di agosto 38. Se ne vanno, tra gli altri, dalla città di Treviso, dove gli ebrei si riducono da 104 a 27, il primario di chirurgia e l'allenatore ungherese della squadra di calcio, allora in Serie C. Poi nel 41 arrivarono ebrei stranieri, praticamente dei profughi in fuga da Hitler, provenienti dai territori della Jugoslavia occupati dalle truppe armate italiane e si trovarono un rifugio in Italia in modo in qualche modo paradossale considerando l'orientamento che si era impresso dopo le leggi razziali. Quando iniziarono le persecuzioni del 43, dunque c'erano circa 400 ebrei di cui 36 deportati. Quindi più del 90% si salvò, come vedremo, in gran parte per merito dei giusti della provincia di Treviso. Di questi ebrei stranieri, 13 erano ospitati a Oderzo. Questi sono i nomi, ci sono, come vedete, delle famiglie anche. I giusti tra le nazioni della provincia di Treviso sono ben 23, è il gruppo più numeroso del Veneto. Tra di loro vi sono molti preti, medici, ci sono anche nobili, contadini, notai e maestre. Tre appartengono all'Opitergino e quindi li vogliamo ricordare. Questa è la mappa del territorio provinciale dove si rilevano persone e gruppi che hanno aiutato gli ebrei. Ecco i giusti di Oderzo: Clelia, la prima donna a essere insignita del titolo di giusta, era una maestra di origine campana, vedova, che si era presa a cuore di Sarina Carliner di Zagabria. Poi Ida, una vedova
contadina con cinque figli che ospitò, nonostante le ristrettezze, la coppia di Edgardo e Gemma Levi. Quindi il conte Marcello del Maino, botanico, una personalità importante nella cultura e nell'economia, che nascose il giovane Milan Cohen di Banja Luka con la sua famiglia. A Treviso la rete più vasta fu quella creata da Don Ferdinando Pasin, parroco di San Martino, che riuscì a salvare 230 ebrei grazie a dei documenti falsi. Le carte d'identità arrivavano tramite Bruno Marton, che era il libraio, poi anche sindaco di Treviso. Lui riceveva le carte d'identità in bianco da Volpago del Montello, procurava i timbri fasulli e quindi venivano distribuite nuovamente. Gli ebrei in fuga poi venivano ospitati per alcuni giorni in alcune case di cura, come quella del dottor Grollo oppure del dottor Carisi, prima di avviarsi a Padova, dove venivano ospitati da un altro medico, il dottor Arslan, di origine armena, e quindi prendevano la strada della Svizzera. Un'altra azione, meno vasta ma significativa, fu quella della coppia formata da Don Angelo della Torre e Giovanni Simioni, rispettivamente nati a Levada e a Ormelle. Don Giovanni accompagnò in più viaggi un gruppo di donne e bambini da Firenze a Treviso. Don Angelo li aiutò a nascondersi tra conventi, case di riposo, asili e famiglie contadine. Questa è la casa Campagnolo, dove trovarono ospitalità Esther e Diane Grunewald. Eccoci allora la foto di copertina, quindi ecco le due donne, Esther e Diane, e la famiglia Campagnolo. Desidero ricordare che l'Istresco, il mio istituto, ha avviato una procedura per poter far ottenere il titolo di giusto anche a questo Gioacchino Campagnolo. Anche il parroco di San Zenone degli Ezzelini creò una rete molto importante di aiuti, coinvolgendo la popolazione locale. Riportiamo un solo esempio, quello della famiglia Gazzola, formata da due giovani sposi. Questi ospitarono tre ebrei e avevano escogitato un ingegnoso nascondiglio a cui si accedeva sollevando i gradini di questa scala. La scala è ancora esistente, il nascondiglio pure, la fotografia l'ho fatta io quest'estate. Un'altra forma di aiuti che però si ritorse spesso contro chi voleva aiutare fu quella dei medici che dirigevano ospedali o case di cura e ricoveravano ebrei finti malati, spesso anziani. Ma qui ci furono diverse irruzioni delle SS. Questo è il caso di Sant'Artemio, dove appunto arrivarono dei tedeschi capeggiati da Franz Stangl, ex comandante del campo di sterminio di Treblinka, e quindi si portarono via quattro persone realmente malate. E questo è il dottor Alessandro Troncon, che aveva primario allora dell'ospedale, che aveva cercato inutilmente di proteggerli, riuscì a salvarne altri. Questa è la documentazione, è una dichiarazione dello stesso Stangl che dichiara di aver ritirato un certo paziente. E quello è ciò che resta di queste quattro persone la cui vita finì miseramente. Ecco un altro esempio, quello del dottor Franco De Gironcoli di Conegliano, con la sua casa di cura, che fu oggetto di più irruzioni tedesche, o del dottor Emo Prosdocimo di Mogliano, più precisamente Marocco, via Marignana, dove ben sette persone furono deportate e uccise. In tutti questi casi si deve rilevare il ruolo di un ebreo traditore
di Trieste, Mauro Grini, che guidava le SS alla ricerca di questi ebrei internati. Vi furono comunque altri tipi di aiuti, di aiutanti, come abbiamo già detto, questo è il notaio Elio Gallina, che nascose diverse un paio di famiglie di ebrei, procurò documenti a tanti altri per poter emigrare. Questa è la cantante Totti Dal Monte, che nascose nella sua villa di Barbisano. Ricordiamo però che a fronte di questi aiuti vi furono italiani che denunciarono gli ebrei e contribuirono al loro arresto, a volte attirati dai loro beni. Quindi la persecuzione non si può attribuire soltanto ai tedeschi, soltanto che questi italiani delatori hanno evidentemente una minor visibilità. Questi luoghi della provincia dove sono stati individuati, e con questo concludo. Vi ringrazio per l'attenzione e mi scuso se non ho detto abbastanza. Oggi, 27 gennaio 2022, giornata della memoria. Siamo qui per ricordare e non dimenticare, come nel tragico evolversi dei fatti dopo l'armistizio, diversi sono stati i veneti, o le persone legate al Veneto, ma più in generale gli italiani, che con semplici gesti di umanità, rischiando la vita, hanno aiutato gli ebrei a nascondersi o a fuggire. Hanno saputo proteggere il valore e la dignità dell'uomo, in un periodo tanto buio della storia europea e mondiale, e hanno dato lustro alla loro nazione. Loro sono i giusti. I giusti furono delle persone normali, semplici, che posti di fronte all'ingiustizia, reagirono sapendo opporsi anche al rischio della propria vita. Sono i non ebrei che durante la Shoah salvarono la vita di almeno un ebreo, senza trarne alcun vantaggio personale. La loro esistenza stessa dimostra che nelle situazioni peggiori, in cui l'assassinio era diventato legge di Stato e il genocidio parte di un progetto politico, è comunque sempre possibile per tutti gli esseri umani fare delle scelte alternative. Nel Veneto ci sono 59 persone riconosciute ufficialmente come giusti tra le nazioni, che contribuirono a mettere in salvo ben 122 ebrei. Vi parleremo oggi solo di alcune delle storie conosciute che siamo riusciti a raccogliere fino a questo momento, nella consapevolezza che ci sono ancora tanti ricordi che per vari motivi non sono stati divulgati. Noi studenti dell'Istituto Obici, appartenenti ai vari indirizzi, ci siamo interessati a questo argomento, proprio perché colpiti da questo senso di altruismo, generosità e difesa dei deboli, che riteniamo debbano appartenere a tutte le generazioni, comprese quelle attuali. In ognuno di noi dovrebbe sempre prevalere un senso di umanità verso i tanti esclusi, gli ultimi, i perseguitati e i discriminati. La vita dei giusti delle nazioni rappresenta per noi così un esempio da emulare. Regina e Giovanni Bettina vivevano a Padova con i loro due figli, Egidio e Damina, di 18 e 11 anni. Regina gestiva una trattoria e Giovanni lavorava in un'azienda che produceva materiale per le ferrovie. Regina era stata bambinaia a Venezia presso la famiglia Sacerdoti, dove si era molto affezionata ai bambini che ne facevano parte, Lia e Michele, di 11 e 8 anni. Quando venne a sapere che a Padova era passato il treno degli ebrei romani, catturati il 16 ottobre 1943, cercò la signora Sacerdoti e si offrì di tenere con sé i bambini che si trovavano a Barbarano, in un piccolo paesino in provincia di Vicenza, dove solitamente passavano le vacanze estive. Lia e Michele adoravano vivere a Padova nella casa di Regina Bettina, che disse a tutti quanti che loro erano i suoi nipoti. Poi, per via degli intensi bombardamenti sulla città, Regina aveva portato con sé i suoi figli, i fratelli Sacerdoti, in campagna da suo cognato e in seguito da una sua amica che abitava vicino a Belluno. Il 16 giugno 1944 Lia e Michele lasciarono la famiglia Bettin
perché il loro papà, Edmondo, era riuscito ad ottenere con sé i documenti falsi. E così, visto che erano ricercati, si trasferì in un piccolo appartamento della vicentina Schio, fino alla liberazione. La famiglia Sacerdoti non dimenticò mai l'affetto e il coraggio di Regina e Giovanni Bettin. Il 4 ottobre 1944, Yad Vashem ha riconosciuto Regina e Giovanni come giusti tra le nazioni e nel 2009 sono stati inseriti nel Giardino dei Giusti del Mondo di Padova. Io presento la vita di Don Ferdinando Pasin, che era uno dei giusti della provincia di Treviso, appunto. Precisamente lui era di Veda di Piave, dove fu sacerdote, che ai tempi della Seconda Guerra Mondiale aiutò, più che altro salvò, dal resto deportazione sia ebrei che partigiani. Lui cominciò con l'aiutare i coniugi Liebemann, che erano una coppia di ebrei triestini che dopo l'occupazione tedesca fuggirono verso Treviso. Qui incontrarono Don Ferdinando Pasin, che offrì loro aiuto e documenti falsi, trovandogli un nascondiglio vicino a Treviso. Poi lui aiutò i coniugi Padua, a cui diede una falsa identità sotto il nome di Piva e un nascondiglio presso la casa di una certa famiglia Furlan, presentandoli come dei rifugiati di guerra. Entrambe le famiglie e molti altri, grazie al suo aiuto, riuscirono a sopravvivere alla Shoah. E dopo la guerra, negli anni 60 circa, a Don Ferdinando Pasin venne conferito il titolo di Commendatore della Repubblica e dopo la sua morte, avvenuta nell'85, a Don Ferdinando venne dedicata una targa sulla nuova costruzione della casa parrocchiale di San Martino. Alla sua morte nel 1999 venne riconosciuto come giusto per le nazioni. Oggi parlerò di Alfonso Canova, un uomo che nacque nel 1901 a Padura di Sasso Marconi. Era un normale cittadino di circa 30 anni che faceva l'agente immobiliare, però ciò che lo differenziava dagli altri era il suo coraggio di tendere le mani e salvare un gruppo di ragazzi ebrei. E comunque ciò che noi sappiamo oggi di lui è stato grazie alle testimonianze di Vladimir Lang e Anna De Bernardo. Parlando di questo ragazzo, lo conosciamo come un ebreo che nel 1942 raggiunse l'Italia ed è qua a Bologna che venne a conoscenza di Canova e della sua famiglia, che fecero stabilire il ragazzo in una loro villa in affitto, insieme alla sua famiglia e il suo amico Pivot. Però successivamente vennero trasferiti nel 1943 in un'altra casa di campagna chiamata Il Mulinetto. Però questo effettivo periodo di pace non durò molto, poiché i ragazzi e altri due ebrei dovettero lasciare il posto per le eccessive persecuzioni. Infatti qua Canova decise di trasferirli o comunque farli espatriare in Svizzera. E infatti l'intero viaggio fu pagato da Canova e questo lo rese ancora più notevole. Però successivamente, finita la guerra, Alfonso Canova fu il primo sindaco della liberazione nominato dal comitato e nel 1968 fu riconosciuto come giusto, infatti se lo meritava, e morì però a Sasso Marconi l'8 febbraio del 1975 all'età di 74 anni, ricordato come prode. Pietro Gardin era un industriale tessile che aveva aperto una fabbrica a Bolzano grazie all'aiuto di un suo caro amico ebreo, Augusto Rovighi. La moglie, Elisabetta Manfré, era un'insegnante e all'inizio del 1944, quando incontrò la moglie di Rovighi, che era preoccupata per un'imminente visita dei nazisti, decise di aiutarla a mettere in salvo suo figlio Luigi, di 10 anni. I nazisti cercarono di catturare Luigi perché era il primogenito, e il padre era già riuscito a mettersi in salvo. Elisabetta lo nascose in un furgone e lo portò subito a Cairano San Marco, in provincia di Treviso, assieme ai suoi due figli altrettanto piccoli. La moglie di Gardin rischiò la vita, perché lungo la strada incontrò ogni 10 chilometri
posti di blocco con nazisti armati con mitra pronti a sparare. A Luigi fu consegnata una carta d'identità falsa, dove fu utilizzato il nome di un loro parente, e riuscì così a passare indenne, perché veniva presentato a tutti come il cugino dei figli. Arrivati a Cairano San Marco, rimase nascosto 2 mesi, ma per fortuna i figli di Pietro ed Elisabetta giocarono con lui e lo aiutarono a passare il tempo. Finalmente, dopo questo periodo molto lungo per lui, riuscì ad unirsi alla madre nella zona montuosa della Val di Non, dove si nascosero e sopravvissero fino alla liberazione della zona. Luigi divenne violinista e noto musicologo, e il 29 agosto 2011 i due coniugi Gardin furono riconosciuti come giusti tra le nazioni per averlo salvato in tenera età. Ida Granzotto nacque nel 1905, dopo la scomparsa del marito, e la dovette assistere sola i suoi 5 figli. Durante la guerra accolse in casa 3 rifugiati bisognosi, Edgardo e Gemma Levi, perseguitati dai rastrellamenti delle leggi razziali. Ida si preoccupò per loro, nonostante le condizioni di necessità in cui la famiglia allora viveva, e senza considerare che gli ospiti fossero ebrei. Quando però i nazisti giunsero in paese, la coppia fuggì per non mettere in pericolo la numerosa famiglia. Il sacrificio di Ida venne riconosciuto con la medaglia d'oro dalla comunità israelita di Milano. Ida Granzotto morì nell'87 e a rappresentarla fu poi la figlia Maria Teresa, che ricevette la medaglia giusto fra le nazioni il 18 settembre 2017. Elio Gallina, nato a Treviso il 22 febbraio del 1913, era un notaio molto popolare nella sua città. Antifascista attivo, aiutò numerose famiglie ebree e non durante la guerra. Gallina forniva alle persone che gli chiedevano aiuto carte d'identità e documenti falsi, aiutandole a scappare dove non sarebbero stati perseguitati. Ospitò in casa sua l'avvocato, nonché suo amico, Carlo Ottelonghi, insieme alla sua famiglia, preparando per loro i documenti affinché potessero scappare in Svizzera. Il padre di Carlo, all'epoca rabbino capo di Venezia, decise di non scappare e fu deportato ad Auschwitz, dove purtroppo morì. La madre di Carlo invece accettò l'aiuto di Gallina e poté sfuggire alla morte nei campi di concentramento, raggiungendo così sua sorella in Piemonte, grazie ai documenti che Gallina aveva preparato per lei. La professione di notaio consentì a Gallina di accompagnare numerosi ebrei all'anagrafe e di procurare i documenti falsi per la fuga. Nel 2007 lo Yad Vashem ha riconosciuto il notaio trevigiano come giusto tra le nazioni. Dopo la sua morte, nel gennaio del 2008, il presidente della Repubblica Italiana, Napolitano, gli conferì la medaglia d'oro al merito civile. Luigi Perez, nato a Verona nel 1917 e sua moglie Sandra, fecero parte a una catena di soccorritori che contribuì a salvare l'ebreo Moshe Shapiro. Durante l'occupazione tedesca, l'ebreo, 18enne, nativo di Merano, fu nascosto dalla famiglia Sacchi nel loro sotterraneo, nella loro casa a Sustinente, in provincia di Mantova. Il luogo era malsano e umido e il ragazzo fu costretto a rimanere lì per lunghi periodi e anche in silenzio, essendo che ai piani superiori si trovava l'appartamento di un soldato tedesco. La situazione però si aggravò nel 1944, quando quella zona proprio, cioè la zona si aggravò, e Shapiro, per non destare problemi alla famiglia, decise di fuggire. E grazie all'aiuto anche del parroco della chiesa, adottò dei documenti falsi e riuscì a fuggire dal paese. Dopo un lungo viaggio, stremato e stanco, si riposò in una chiesa e lì ebbe l'incontro con un parroco che gli chiese alcune informazioni su di lui. Shapiro si confidò con lui e gli disse che era stanco e che non aveva più energie per fuggire. Allora egli si dimostrò pronto ad aiutarlo e gli diede una lettera di raccomandazione indirizzata a un certo conte Luigi Perez di Verona, che possedeva alcune terre intorno alla zona della chiesa, essendo che era un conte e aveva molti soldi.
Quindi Shapiro andò da questo conte e quando si incontrarono capì di essere atteso e capì anche che il conte era più che disposto ad aiutarlo. Quindi Shapiro, con il falso nome di Mario, fu assunto nella sua casa a Gazzo Veronese come aiuto cameriere fino alla fine della guerra, nel 1945. Dopo la guerra, Shapiro ebbe un incontro con dei soldati ebrei della brigata che passavano in quella zona e gli chiese informazioni perché egli voleva da sempre realizzare il suo sogno, che era quello di andare nella terra di Israele. E ci riuscì all'inizio del 1946 con una nave a nome di Enzo Serini e mantenne buoni rapporti con il conte Luigi e sua moglie. Il 2 agosto del 1999 Luigi e sua moglie Sandra Perez vennero nominati giusti tra le nazioni per aver aiutato Moshe Shapiro. Ida Mazzachiodi, in Col Bertaldo, viveva a San Zenone degli Ezzelini, in provincia di Treviso, con i suoi due figli, Giovannino e Giuseppe, ed è stata nominata giusta il 1 dicembre 2010 per aver protetto la famiglia Gashmeri. Codesta famiglia era originaria della Germania e nel 1936, a causa della persecuzione contro gli ebrei in Italia, un membro della famiglia, Hans, conosceva bene questo paese, appunto, ed attraverso le sue attività lavorative nel 1935 fondò a Marghera il feltrificio Veneto. Inoltre, con le leggi razziali del 1938, attraverso un avvocato fascista, Hans riuscì a far riconoscere la sua fabbrica come impresa di notevole interesse economico e se stesso come l'unica persona che avrebbe potuto condurla. Dopo l'armistizio dell'8 settembre del 1943, si mise alla ricerca di un luogo sicuro in cui nascondersi. Anneliese Gashmey, diventata Annalisa Gemma Luccio di Sassari, insieme alle sue tre figlie, venne nascosta a Crespano dalla portinaia dell'orfanotrofio locale. Invece, suo marito, l'ingegnere Hans Walter Salomon Gashmey, diventato Giovanni Luccio di Sassari, trova rifugio grazie a Donoddo Stocco, che prese accordi appunto con Ida Col Bertaldo. Durante il suo soggiorno a San Zenone degli Ezzelini, Hans aiutava in casa. Ogni volta che c'era un pericolo, lui andava a nascondersi nei campi, con le altre famiglie messe in salvo in quel luogo, oppure raggiungeva il resto della famiglia Crespano. Fortunatamente, la nuora di Col Bertaldo, Maria Imelda d'Abusato Col Bertaldo, ha ricordato diversi anni dopo alcuni dettagli della presenza di Hans, fra cui un particolare evento. Un giorno i soldati tedeschi si presentarono a Col Bertaldo per confiscare parte della fattoria. Dunque, il figlio di Ida, Giuseppe, tentò di opporsi, ma uno dei soldati gli puntò la pistola in testa. A quel punto Hans intervenne parlando in tedesco, non facendo così appunto sospettare i soldati tedeschi. Fortunatamente in quegli istanti i soldati furono richiamati e lasciarono la fattoria. Per essere meno sospettoso, inoltre, di tanto in tanto, Hans andava a praticare la messa cattolica anche se continuava a rispettare i precetti dell'ebraismo. In aggiunta, spesso andava a casa di Don Stocco per ricevere aggiornamenti e notizie. Nel 1955 Ida ha ricevuto una medaglia d'oro della comunità ebraica di Venezia per l'aiuto fornito ai Gashmey. Il conte Alessandro Marcello fa parte di Giusti della Nazione nel 2015. Nacque a Preganzal nel 1894 da una nobile famiglia. Era infatti figlio di Girolamo Marcello, militare e politico dell'Italia post-unitaria, discendente di personalità di spicco della vita politica e culturale veneta. Marcello si distinse durante la Grande Guerra combattendo nella cavalleria, mentre durante il Secondo Conflitto Mondiale fu membro attivo della resistenza partigiana. Nel dopoguerra si dedicò alla ricerca scientifica come botanico e divenne presidente del Museo della Storia Naturale, oltre ad amministratore la tenuta di figli di famiglia a Fontanelle. In quella stessa tenuta, durante i mesi più difficili del 1944, trasse in salvo e nascose Milan Cohen e la sua famiglia originari dalla Bosnia. Cohen racconta di aver trovato rifugio e un'abitazione messa a disposizione dai mezzadri del conte Marcello e di essere rimasto lì fino alla fine della guerra. Solo il conte Marcello, sua moglie e il parroco di Fontanelle conoscevano la loro identità ebraica.
quella dei Coen è una storia di sacrificio e coraggio. Dalla fuga a Spallato a Follina, all'arrivo di Sandona di Piave, e poi di nuovo in fuga verso Derzo e Fontanelle. Solo a distanza di 70 anni, da quei giorni bui, Coen si decise a rendere pubblica la sua verità, che l'ho portato da Israele, dove si era trasferito nel 1949 a far ritorno a Fontanelle nel 2016 per incontrare la famiglia del suo salvatore. Gianotto Stocco, nato a Cairano San Marco in provincia di Treviso, durante la guerra fu molto attivo, scrivendo ai soldati al fronte e aiutando i membri della sua comunità. Allo stesso modo si prese cura degli ebrei in fuga, procurando loro nascondigli, dei documenti di identità falsi, così come cibo e denaro. È chiaro che Don Stocco prendeva tutte le sue decisioni senza alcuna direzione o permesso del vescovo, contando anche che andava contro il voto di obbedienza che tutti i preti devono fare. Con l'aiuto del potere del portiere del comune, Gaspare Zonta, e dal cancelliere Italo Laghi, Don Stocco andava tarda notte nel palazzo comunale per falsificare i documenti d'identità. Grazie alle sue conoscenze e all'aiuto della comunità, Don Stocco creò una vera e propria rete d'aiuto che coinvolse diverse famiglie del territorio. Il pittore ebreo Boris Huberman si nascose prima a casa di Don Stocco, poi si trasferì in un luogo più sicuro con l'aiuto del prete. Rimase con Piero Epifano Guido e sua moglie Romilda, fornendo documenti falsi. Un giorno i soldati tedeschi arrivarono a San Zenone e arrestarono Huberman, che riuscì a sfuggire dalla detenzione soltanto grazie ai documenti falsi procuratogli da Don Stocco. Nel 1947 Don Stocco fu nominato cameriere segreto soprannumerario del Papa e ricevette il titolo di Monsignore. Il 1 dicembre del 2010 Yad Vashem ha riconosciuto Monsignor Aldo Stocco come giusto tra le nazioni. Arrigo Beccari nacque nel 1909 a Castelnuovo e all'età di 14 anni entrò in seminario, diventando poi sacerdote nel 1933. Negli anni successivi ricoprì anche l'incarico di parroco nella chiesa di San Pietro a Rubiara, una frazione di Nonantola. Don Arrigo ebbe un ruolo principale nella vicenda storica di Villa Emma, infatti nel 1942 l'organizzazione ebraica di assistenza ai rifugiati riuscì a ottenere il permesso perché un gruppo di una cinquantina di ragazze e ragazzi ebrei rifugiati in Slovenia potesse essere accolto in Italia, presso la spaziosa Villa Emma, che il delegato bolognese Mario Finzi prese in affitto. Ad essi in seguito si aggiunsero altri, raggiungendo una novantina di ragazzi, presso la villa, che ebbero l'opportunità di fare scuola e svolgere attività pratiche, vivendo una vita pressoché tranquilla. La situazione precipitò dopo l'8 settembre, con l'occupazione nazista, e nonostante ciò, Don Arrigo Beccari e Giuseppe Moreali, un medico e scrittore italiano, si occuparono di nascondere i ragazzi, affidandoli alcuni a famiglie locali che collaborarono e altri riuscirono a nasconderli tra preti e suore nei vari conventi. Nel 1944 fu denunciato e arrestato insieme a Don Tordini ed entrambi vennero imprigionati nel carcere di San Giovanni a Monte, a Bologna. Entrambi furono condannati a morte, ma fortunatamente vennero salvati dalla liberazione, dedicandosi poi all'istruzione e avviando una scuola per i ragazzi più poveri e per gli orfani di guerra. Ha partecipato alla realizzazione di questo progetto anche Ilaria Smagnotto di Quinta L, con la realizzazione del manifesto per la giornata della memoria del 27 gennaio 2022. Filippo Boccato e Mattia Andreon della Quinta BL per la realizzazione e il montaggio del video della parte dell'Istituto Obici. Ciao ragazzi, ciao ragazze, io sono Cristian Dal Grande, sono il presidente della sezione dell'AMPI di Oderzo. Qualcuno di voi si starà chiedendo che cos'è l'AMPI. L'AMPI è l'Associazione Nazionale dei Partigiani Italiani, nata nel 1944 durante la Seconda Guerra Mondiale a Roma, mentre al nord si
ancora si combatteva contro i nazi fascisti, è un luogo pensato per dare un, per essere un punto di incontro, un punto di rappresentanza di tutti quei ragazzi e quelle ragazze che hanno partecipato alla resistenza. Ovviamente potete immaginare che oggi di quei ragazzi e di quelle ragazze, per gli ovvi motivi temporali, non siano rimasti poi molti, sono qualche migliaio, e quindi io faccio parte di quella generazione che sta un po' raccogliendo il testimone, che ha avuto la possibilità di conoscerli, di frequentarli, di imparare da loro, e quindi il nostro obiettivo è quello un po' di trasmettere questo testimone alle nuove generazioni. Il dato principale, poi più importante, è la memoria di quello che i partigiani hanno fatto. I partigiani, come i giusti tra le nazioni, ho saputo che avete fatto un lavoro di ricerca sui giusti tra le nazioni nel Veneto, ecco, come loro anche i partigiani non sono rimasti indifferenti ai crimini del fascismo, indifferenti ai crimini del nazismo, hanno messo in gioco la loro vita per contrastare la Shoah, chi in una maniera, chi in un'altra. Comunque la grande lezione che loro ci hanno dato è quella di non restare indifferenti di fronte alle ingiustizie incredibili del mondo. Ecco, credo che sia questo quello che noi dovremmo imparare da loro. Oggi sappiamo che dobbiamo declinarlo in maniera diversa. Oggi noi abbiamo una Costituzione scritta in quello stesso periodo dai partigiani, scritta da tutte le forze democratiche, una Costituzione che funge da stella polare, di guida dentro la nostra battaglia, consuetudine politica e sociale. Ecco, questa esperienza viene arricchita anche proprio dalla memoria di quei fatti, dalla consapevolezza di ciò che è successo, di quello che noi oggi siamo. Quando noi oggi affrontiamo le sfide, le ingiustizie contemporanee, dobbiamo avere quell'esperienza alle spalle, quella consapevolezza. Quando parliamo poi di difesa della soggettività LGBTQ, di difesa dei diritti delle donne, di lotta ai cambiamenti climatici, difesa quindi del clima, insomma gli argomenti sono tanti, lascio anche a voi declinarli nel vostro contesto, nel vostro agire quotidiano. Credo, e finisco qui, che l'importante sia, come avete avuto modo di vedere nel vostro percorso di studi, non restare indifferenti. E credo che questo non restare indifferenti sia la grande lezione che noi oggi dobbiamo portare a tutti voi e che voi dovete poi capire e recepire come pensate di declinarla. Su questo chiudo, vi auguro buon lavoro, buono studio, buon tutto, e speriamo di incontrarci presto dal vivo o in qualche piazza o in qualche iniziativa insieme. Ciao. Buongiorno a tutte e a tutti. Oggi siamo qui per la giornata della memoria. Anzi, per non dimenticare. Sembra quasi un gioco di parole. Eppure le parole nella nostra società oggi contano tantissimo. E bisogna stare attenti a come vengono dette e in quali contesti vengono utilizzate. Ed è per questo che la CGIL di Treviso, assieme allo SPI di Oderzo, assieme all'Istituto Obici di Oderzo, ci tiene in modo particolare a questo progetto, ovvero alla giornata della memoria. E in primis vorrei proprio ringraziare gli studenti e gli insegnanti che hanno sviluppato la ricerca, e anche l'Istresco, l'AMPI di Oderzo e la Sindaca di Oderzo che hanno voluto dare il loro contributo. Il 27 gennaio del 1945 le truppe americane hanno aperto i cancelli di Auschwitz. E questa è la giornata che noi andiamo a ricordare. E quando furono aperti quei cancelli, tutto il mondo si rese conto dell'orrore del genocidio nazista. Ecco, noi quest'anno abbiamo voluto focalizzarci ricordando i giusti tra le nazioni, che sono quelle persone che hanno fatto la differenza in quel periodo storico. Quelle persone che hanno messo i principi di umanità e giustizia davanti a tutto e a tutti. E guardate che non è semplice mettersi contro un sistema rischiando la propria vita e quella dei propri familiari, per difendere appunto il valore della giustizia e per proteggere i più deboli. E quindi ritorniamo al punto in cui le parole hanno il proprio peso e sono importanti.
e sono importanti soprattutto per raccontare la verità di com'è andata. E proprio per quello che, anche se sono passati 77 anni, noi dobbiamo utilizzare la terminologia giusta per spiegare quel periodo, ovvero che in quel periodo c'è stato lo sterminio di bambini, di donne, di uomini e di anziani innocenti. È tutto per un progetto di follia del partito nazista e dei fascisti che volevano il potere sul mondo. E per l'indifferenza, almeno perlomeno all'inizio, di tutti gli altri paesi che non si stavano accorgendo di cosa stava succedendo. Quante volte nell'arco della nostra vita ci sentiamo dire la storia si ripete? Ecco, noi pensiamo che giornate come queste servono a creare la conoscenza della storia, e questo deve impedirci di dimenticare e soprattutto deve responsabilizzarci per fare in modo che non si ripetano gli stessi errori. Giornate come queste servono a ricordare le storie di persone come i giusti. Quelle sono le informazioni da divulgare. Storie di persone che hanno protetto altre persone. Quello dobbiamo insegnare ai nostri coetanei, ai nostri figli. Perché bisogna difendere i valori di umanità, bisogna opporsi all'ingiustizia e bisogna proteggere i più deboli. La CGIL di Treviso vuole e sostiene iniziative come queste, perché per conservare la memoria non occorre una volta all'anno guardare una fotografia che sta sbiadendo, ma bisogna coltivare la memoria come un sentimento civile, impegnativo e costante, che permette, come dice Liliana Segre, di essere quella farfalla gialla che vola sopra i fili spinati. Io vi ringrazio per oggi e vi saluto dicendo antifascista, sempre.